cosa sì? Dimmele. Senti, fra. Sparale. Mi sto frequentando con uno che mi piace molto, ma mi chiede in continuazione: come va? Tutto bene? C'è qualcosa che non va? Sicura? Secondo me che cosa devo fare? Respiri, attivi la comprensione e poi gli dici a Jimmy tutto bene, che se te fa un'altra domanda, la prossima gnagna la vede nel mondo della fantasia. Ci sta calma. Ma che sta calma, fra? Mannaggi i body sbrillantati, che sta calma? Ma è possibile che questa ci deve avere Arturo insicuro che ogni 5 minuti gli fa test di soddisfazione cliente? Ma chi deve essere? Barbie, tanta pazienza. Ci cerca il campo della serenità e piantaci due pannocchie. Lei, piccola nutrizionista in un mondo di aperitivi, mo lei te l'ha detto un po' con sti modi da pulitore de cozze, però c'è ragione, non lo trovi un po' pesante? Sì che lo trovo pesante, non posso stare in silenzio 5 minuti che subito comincio a farmi l'interrogatorio sul mio stato emotivo. Oh, vedi, mannaggia i fondotinta che fanno le croste, ma che gli è successo a questi nella vita per angosciarci così? Ma non sono cresciuti nel boschetto delle ossessioni d'amore? E se invece lo fa perché a me ci tiene? Ma togli da davanti prima che la famiglia deve fare un pranzo tutti vestiti di nero. Perché? Ma come, perché? L'MSD che Renato perseguitato ti fa 500 domande al giorno per paura che non lo vuoi più e tu mi chiedi perché? Ma che devi fare? Devi girare per casa urlando sto bene, sto bene, sto bene? Lei, piccolo bastoncino Findus in un mondo di ostriche fresche, tu pensi che stare con una persona così insicura e passivo-aggressiva possa mettere delle basi per un futuro felice? Non penso! Appunto. Allora la risposta è una sola, lei. E cioè? E cioè che gli dici che ve risentite dopo la terapia. Ok! Che storia triste. Che vita spicciola. Che mondo infame.